Salve, benvenuta nel mio negozio di abbigliamento. Come posso aiutarla? Come posso aiutarla? Ah, ci sono i saldi, ha deciso di fare shopping. Bene, molto bene. Ha già in mente qualcosa? Ah, non so cosa prendere. Quindi non sa se buttarsi su qualcosa di elegante o sportivo o casual, in una via di mezzo. No, è interessata solo a fare shopping e se le piace qualcosa la compro. Va bene, va bene, va bene. Quindi le faccio vedere un po' di cose. Senta, però mi potrebbe aiutare? Sull'elegante. E proprio perché lei mi sta parlando del fatto che le piacciono i colori chiari, però, o comunque vivaci ma chiari. A proposito di questo, mi è rimasto qualcosa di elegante. Non so se lei dovrà in giro, non lo so. In prezzi proprio esorbitanti, bellissimi, cioè prezzi quasi stracciati, certo. Sì, le taglie ci sono di questi vestiti che ho da questa parte, quelli che stanno da quest'altra parte invece sono, le taglie sono di meno, però qui siamo sui toni scuri, quindi lei mi ha detto che vuole qualcosa di colorato. Sì, è un vestito. Adesso le è venuto in mente di vedere anche una camicetta. Ci dovrebbe essere qualcosa, sì, c'è qualcosa, c'è qualcosa. Una camicetta particolare, trasparente, sul rosa, le piace? Allora gliela faccio vedere. Iniziamo prima dall'abitino, ok? Lo prendo subito. Allora. Mostrare questo. Guardi che meraviglia. Questo abito è un abito elegante, ma non è troppo appariscente, vede? La gonna. Sì, esatto. La sua caratteristica è questa, le pieghe che ci sono qui, che sono praticamente scendono morbide e naturali. E qui sulle spalle può vedere, questa è la parte dietro, può vedere il pizzo. Questa è una M. Sì, è una M. È l'ultima collezione di motivi, quindi molto molto particolare. Poi c'è anche questo cinturino che potrà passare qui in vita. Come vede, abbraccia anche il seno. Vedo che lei ha un seno importante, quindi questi tipi di scollo vanno a risaltare molto.
moltissimo i punti forti di una donna. In questo caso, per quanto riguarda il suo décolleté, lo vestirà in maniera elegante, senza sembrare volgare, e le darà un effetto bello particolare. Qui, dietro le spalle, si chiude con questa clip che c'è qua dietro. Gliela faccio vedere da vicino. Questa clip qui chiude. Qui c'è la cerniera, come vede. È molto semplice, anche se è in pizzo, però in realtà è molto semplice. Cosa ne pensa? Le può piacere questo? Sì. Allora lo appendo qui. Ok. Il prezzo è calato tantissimo. Questo veniva a 180 e lo stiamo dando a 120 euro, quindi l'affare c'è. Le mostro la giacca che è sempre su rosa, ma un'altra tonalità di rosa che è abbinata qui. E lei dirà: sono due rosa diversi, ci stanno? Sì, ci stanno, spezzano. E le faccio vedere una cosa, guardi, guardi un attimo. Su questo vestito lei può indossare questa giacca. Lei può indossare questa giacca. Con le maniche in pizzo. Lei mi dirà: cosa c'entra? Lo provo e indosso e poi mi dica. Lei mi dirà: cosa c'entra? Lo provo e indosso e poi mi dica. Sì, può abbinarlo benissimo. Abbiamo venduto tanti prodotti così, con questo taglio netto di colore. Siamo rimasti sempre più o meno su quello. È più una rosa, questo è un rosa cipria, quello è un rosa un po' più acceso, però sì, no, le assicuro che non è pacchiano, no, spezza alla perfezione, perché comunque ci manteniamo su un rosa molto neutro. Allora, anche la giacca, come il vestito, è molto semplice e ha le maniche in pizzo. Guardi come sono fatte bene le maniche. Sì. E questa è una 42-44. Le andrà benissimo. E abbraccia questa zona qui, la zona décolleté maniera, la zona del petto, sì, maniera vistosa, cioè proprio bellissimo. Ma poi il tessuto morbido, fresco. Questi sono anche dei vestiti che lei può indossare in qualche evento, tipo, non lo so, a degli eventi particolari durante l'anno, a un battesimo, e magari potrebbe pensare di indossarlo per un battesimo. Le piace la giacca? Non ha mai indossato vestiti così, lo so, questi colori così sgargianti e poi neutri che spezzano insieme, non è facile trovarli. Ma noi siamo qui per questo, per consigliarvi. Se le piace, se le piace, anche qui c'è lo sconto. Davvero tentata ad acquistarle. Vuole vedere qualcos'altro o basta così? Le faccio vedere qualcos'altro. Questi colori qua. Allora, ho una camicia, una camicetta che somiglia a quel rosa cipria che della giacca che le ho fatto vedere, ma in realtà è un altro colore, però andiamo sempre sui toni molto molto chiari, tipo un beige,
Asia, cioè, le faccio vedere, ok? Questa. Anche questa è una M. La taglia porta M. Piccola. La caratteristica di questa camicia è che è una camicia comoda, è proprio comoda, nel senso che ha la vestibilità larga, scende comoda e la può mettere nei jeans e quindi le dà questo effetto voluminoso, insomma, questo effetto particolare fuori dai jeans, no? Oppure la puoi indossare fuori, quindi dai jeans, la puoi indossare sia dentro che fuori. Chiaramente indossata dentro, a me piace indossarle così, queste camicie le dà l'effetto qui sulla pancia più voluminoso, insomma, della stoffa che viene fuori, quindi lì dipende dai gusti, insomma. Allora, come può vedere, la camicia è praticamente trasparente. Puoi decidere di indossarla con un reggiseno color carne, in pizzo o io le consiglierei neutro, oppure, come lo indosso io, può, perché questa camicia ce l'ho anch'io, può usare dei top color carne, quindi che si mimetizzano in sostanza con la pelle, e dei top che quindi la coprono da qui fino alla pancia, e poi sopra indossare questa e le regalerà comunque l'idea della trasparenza, ma magari non si vedrà il reggiseno se lei non vuole che si veda il reggiseno. Sì, può scegliere tra queste due opzioni. Chiaramente questa si può indossare così com'è, cioè soltanto con un bel reggiseno sotto, cioè non c'è bisogno di dover per forza coprirsi, però magari a qualcuno può piacere questo tipo di trasparenza, ma allo stesso tempo non sentirsi in comfort con il reggiseno sotto, e può optare per un top che è allo stesso tempo molto buona come scelta. No, noi top qui non ce li abbiamo. Però li può trovare dappertutto. Sì, li può trovare dappertutto. Le maniche sono fatte così. Qui ci stanno i bottoncini in legno. Bottoncini in legno, come vede. Ecco qua. Sì. Sì, anche di qua. Anche di qua. Sono tutti bottoncini in legno, guardi. Sono a forma di cuore. Sì, e poi ha questa caratteristica di questi tratti argentati e dorati vicino alle foglie blu e rosa che stanno disegnate. È veramente molto particolare, casual, che però allo stesso tempo la veste in maniera particolare, diversa dalle altre. Io l'ho presa appena arrivata e non l'ho presa in saldo, adesso è in saldo. Questa qui da 80 gliela posso fare al 50%, visto che è l'ultima che mi è rimasta, e lei la faccio alla modica cifra di 40 euro, anche se in realtà veniva un po' di più. Le scende il prezzo. Cosa vuole fare? Li prende tutti e tre. Fantastico. Le ho fatto trovare praticamente non sapendo i colori che le piacciono. Li prende tutti e tre. Signora, lasci che glielo dica. È davvero un'ottima scelta, fare questi super acquisti con i saldi, prodotti di qualità, specialmente questo genere in pizzo. Non che si fa tutti i giorni, insomma. Allora glieli posso mettere in una busta, poi la cassa è di là
va di là a pagare perché io mi occupo soltanto dell'abbigliamento, esatto. Per la cassa deve andare di là. Allora le metto tutto nella busta. Ok? Quindi è decisa. La vedo raggiante, la vedo felice. Per una volta ha pensato a se stessa, scommetto. Lo sapevo, sì, di solito si esce sempre per fare acquisti per gli altri, regali, regali compleanno. Bisogna pensare un po' di più a noi stesse. Ok, va bene, va bene, va bene. Ok, poi le dirò anche un'altra cosa. Se non è ancora iscritta e non ha la nostra tessera, alla cassa può richiedere in maniera gratuita la registrazione online e le verrà rilasciata subito una tessera. Questa tessera le servirà collegata ad una sua email per ricevere poi gli sconti ulteriormente che ci sono durante l'anno quando non è periodo di saldi. Noi riserviamo ai nostri clienti, specialmente a chi spende tanto, la possibilità durante l'anno di usufruire di sconti maggiori proprio nei periodi in cui non ci sono i saldi. Quindi, ok. Quindi magari potrà trovare qualche occasione anche in un periodo in cui non ci sono i saldi. Allora la ringrazio, le metto tutto nel sacchetto.